Per quello che riguarda la nostra città, sulla popolazione che si aggira sui 54-55 mila, adesso il numero esatto non lo so, abitanti, quanto incide, ecco, questo livello del disagio che costringe, numerose persone, uomini, donne, spesso anche con bambini Anziani, presenti anziani, nella famiglia, moltissimi. a rivolgersi a voi? Ecco, che misura può essere? Non è che Guarda, voglio un numero no, preciso, guarda, volevo io ti dare posso dire un'indicazione. che sui nostri database, perché chiaramente poi ho un lavoro anche di numeri, anche se le persone ovviamente non sono Non numeri, ma sono. naturalmente poi per comunicarle anche nei circuiti delle Caritas regionali, di Caritas italiana, sono poi i famosi report che vanno a livello nazionale Chiaro. che sentiamo anche nei telegiornali. Ti dico che solo, diciamo, la nostra DIO non è solo Civitavecchia, ovviamente, ma il nucleo più forte è sicuramente la città più grande, quindi gravita intorno a Civitavecchia. Noi abbiamo quasi 7.000 famiglie che si sono rivolte a Sono un noi negli numero anni, sono considerevole. tantissime. Quindi ci capita, ecco, adesso che possiamo arrivare anche a fare nel mese 300-350 contatti con famiglie. E sono tanti, sono tanti, sono tantissimi. Le differenze, come operate, ecco, come vi rivolgete, che cosa chiedete quando vi mettete di fronte ai vostri interlocutori? Perché voi raccogliete e poi dovete assolutamente fare in modo di ottenere Sono qualche loro che cosa per. parlano, sono loro che parlano, Rita. Si aprono, chiediamo qual è la loro situazione e loro ci raccontano, se non tutto la prima volta, perché questa è impensabile, nelle volte successive loro ci raccontano e noi ci fidiamo perché nella maggior parte dei casi siamo sicuri che ci raccontano la verità. Poi c'è anche il caso di qualcuno che la verità non Vabbè, racconta, ma credo che questo ma sia. questo È fa nella vita, parte, no? È sì, nella vita, fa appunto, parte della certo, varietà umana, mai insomma. generalizzare. Però si aprono e proprio in questa pandemia, con i fondi della Conferenza Episcopale Italiana, stiamo pagando ancora adesso mutui e affitti in modi molto consistenti.